Ciao a tutti! Allora, sono qui per continuare la mia recensione dei DVD. Vi chiedo scusa, non l'ho caricato il giorno dopo, ma con la scuola ho veramente poco tempo per registrare, e tagliare e montarlo. È veramente un casino con la scuola. Comunque, ora tocca ai film della Disney più i loro sequel. Iniziamo. Fantasia, del 1940. La 2000 non ce l'ho, devo recuperarla assolutamente. Come potete vedere, questa è la versione classica, infatti c'è scritto The Original Classic. Faccio vedere il disco all'interno. Come potete vedere è tutto grigio, che ve l'ho spiegato anche nello scorso video. Comunque la musica di questo film è davvero bellissima, mi piace la parte dove c'è Topolino che fa l'apprendista stregone, molto bello. Dura 2 ore, devo ammettere che è il film più lungo di tutti per ora. Bambi, del 1942. Il 2 non ce l'ho, devo recuperare anche questo. Molti dicono che la storia di Bambi è veramente divertente ma anche tragica, nel senso che c'è anche la scena in cui la madre di Bambi muore, ucciso da un cacciatore. Infatti, ma mia madre mi ha raccontato che una volta il nonno Valentino era piccolo, l'aveva visto e ha pianto tantissimo in quella scena. Mannaggia, ciao. Cenerentola e Cenerentola 2, ve li faccio vedere assieme. Il 3 non ce l'ho, non l'ho trovato. Allora, Cenerentola 1 del 1950 e Cenerentola 2 del 2002. Allora, io tra i due preferisco Cenerentola 2, perché lo conosco molto di più rispetto al primo. Il primo non è che mi piace tantissimo, perché soprattutto non mi piace molto la storia originale di Cenerentola. Non lo so, nel senso da come l'ha tratta la matrigna e le sorellastre. Ma però i film sono belli entrambi. Come vi ho già detto, che preferisco di più il sequel, quindi belli entrambi. Le avventure di Peter Pan del 1953. Il 2 non ce l'ho. Io purtroppo nella maggior parte dei film in Disney ho solo l'uno o solo il secondo. Non chiedetemi il perché. Comunque è molto bello. Ho sentito dire che questo film poi qualche anno fa è stato ridoppiato, non so perché poi hanno cambiato il doppiaggio di questo, ma anche in alcuni film. Non lo so, boh. Se non lo sapete scrivetelo nei commenti. Comunque Peter Pan è fantastico. Lilli e Vagabondo e Lilli e Vagabondo 2. Sono belli entrambi. Come in Cenerentola, conosco molto di più il secondo perché l'ho avuto quando ero piccola, ma anche il primo è bello, nonostante il doppiaggio del film, di questa che ho io, non mi piace molto il doppiaggio, però la storia in complesso è bellissima. Voglio spiegarvi che da piccola mi piaceva talmente tanto il secondo di questo film, con il protagonista Zampa, o Scamp in lingua originale, che poi mi divertiva a chiamare tutti i miei parenti, ad esempio, Zampa mamma! Ero proprio una bimbaccia. Ma vabbè. Comunque, Lilli Vagabondo e Lilli Vagabondo. Ho dimenticato di dirvi la data che Lilli e Vagabondo del primo è del 1955 e Lilli e Vagabondo 2 del 2001. La carica dei 101 del 1961. L'ho visto, è bellissimo ed è davvero fantastica come avventura. Soprattutto quando questi due cani, Pongo e Peggy, vanno a salvare 101 cuccioli. Il sequel non ce l'ho di questo film, quindi devo recuperarlo assolutamente. Comunque è bello. Il libro della giungla, del 1967. Come potete vedere, quella che l'edizione è la Diamond Edition, quindi edizione speciale Diamond.
Non so che cosa vuol dire Diamond, se ne sapete qualcosa scrivete nei commenti. Comunque è bellissimo, mi piace molto anche. Mi piace solo la versione cartone animata, la live action, quindi con gli attori non è che mi piaccia così tanto, la storia è identica più o meno, ma io preferisco molto il cartone, soprattutto perché mi piacciono molto i colori fatti così. Le avventure di Winnie the Pooh e Winnie the Pooh, un avventore nel bosco dei 100 acri. Le avventure di Winnie the Pooh dal 1977, mentre Winnie the Pooh, Nuove avventure nel bosco dei 100 acri, 2011. Sono entrambi dei classici Disney. Però io ve li faccio vedere assieme perché sennò, perché sono tutte delle storie concentrate su Winnie the Pooh, quindi ho detto, ma dai, le faccio vedere assieme. Comunque, i film sono davvero ben fatti. La particolarità di questo qua è che in realtà prima del lungometraggio hanno fatto una serie di cortometraggi e nel 77 li hanno uniti formando un lungometraggio. Comunque, belli anche Winnie the Pooh, anche se ora sono adolescente, questi due film sembrano più per bambini, però dunque mi piace molto la Disney e anche Winnie the Pooh, quindi li ho presi. Le avventure di Bianca e Benny e Bianca e Benny nella terra dei canguri. Anche questi, come quello che vi ho fatto vedere prima, sono dei classici Disney. E più di più, Bianca e Benny nella terra dei canguri è stato il primo sequel della storia della Disney. Dimenticavo le date. Allora, le avventure di Bianca e Benny 1977, mentre Bianca e Benny nella terra dei canguri del 1990. Comunque è un'avventura abbastanza fantastica, soprattutto per due topini come Bianca e Benny. La Signoretta, il primo, è La Signoretta, questo dovrebbe essere il terzo, quando tutto ebbe inizio. Purtroppo non ho il secondo, quindi devo recuperarlo. Allora, La Signoretta 1, 1989, mentre La Signoretta 3, quando tutto ebbe inizio, 2008. Allora, tra le due, io conosco abbastanza bene anche il terzo film. Comunque, mio padre nell'89 è andato a vedere al cinema e lo ha trovato bellissimo. Comunque, bellissimi entrambi, molto belli. Spero di trovare il secondo film. Aladdin e Re dei Ladri, come nel caso della Signoretta, non ho il sequel, cioè Il ritorno di Jafar. Comunque, Aladdin 1, 1992, mentre Aladdin e Re dei Ladri, 1996. Belli entrambi, li guardo abbastanza. Quindi non so che altro dirvi. Dimenticavo, quella di Aladdin che ho io è l'edizione con contenuti speciali musicali, infatti, a parte il disco, c'è anche questo libretto con dei testi delle canzoni, però io non è che li seguo molto i testi delle canzoni, quindi lo lascio all'interno. Comunque, Aladdin è molto bello. Pocahontas, del 1995, non ha il 2. Non l'ho trovato da nessuna parte. Comunque, bella, bellissimo film. L'ho preso perché forse proprio per imparare l'inglese. L'avevo preso per questo perché la nave inglese va in quel mondo dove vive appunto Pocahontas e quindi l'ho preso. Devo dire che Pocahontas è bello. Spero un giorno di trovare il secondo per completare la collezione. Il Gobbo di Notre Dame e il Gobbo di Notre Dame 2. Allora, il Gobbo di Notre Dame 1996, mentre il Gobbo di Notre Dame 2 2002. E devo dirvi che è il mio, sia il primo sia il secondo, un'alternativa delle due, è il mio film preferito fatto ancora con i disegni. Mi piacciono entrambi i film, quindi non ne ho veramente idea di quale fosse migliore per me.
Devo ammettere che, anzi, innanzitutto io il sequel lo conosco molto di più rispetto al primo, come la maggior parte dei film che guardavo quando piccola. E il mio personaggio preferito è Quasimodo. Adorabile, guardatelo. Quindi sono molto belli i film. Voglio sapere che cosa ne pensate del secondo film, perché non mi sembra che abbia avuto successo, ma io lo trovo veramente adorabile. E secondo me il sequel mi piace molto di più rispetto al primo. Comunque fatemelo sapere nei commenti. Belli entrambi i film, li adoro. Mulan, del 98. Il 2 non ce l'ho. Qui come potete vedere l'ho un pochino spaccato, mannaggia, c'è meglio da piccola. Tra l'altro mia sorella è nata nel 1998 e che è uscito quell'anno Mulan. Comunque molto bella. E qui come potete vedere si è un pochino schiacciato. Mamma mia, non so come ho avuto la forza di sfondarlo. Comunque Mulan è molto bello. Il Re Leone 2, il regno di Simba, non ho né l'1 né il 3, quindi devo recuperarli assolutamente. E qui invece si è un pochino strappato e poi con il nastro adesivo devo cercare poi di chiuderlo prima che si strappi ulteriormente. Anche il Re Leone 2 è del 98, come Mulan. Devo ammettere che il film è molto bello, io conosco molto bene sia l'uno, anche l'uno e il terzo, nonostante io abbia i DVD. Quindi un giorno devo recuperare assolutamente entrambi, anche perché questo film ha avuto successo, quindi non devo farlo mancare alla mia collezione. Atlantis, il ritorno di Milo, del 2003. L'uno non ce l'ho. L'avevo visto in un negozio, però aveva l'edizione speciale due dischi e non mi piaceva. Non il film che sia brutto, ma io preferisco solamente i DVD che hanno un solo disco. Devo ammettere che Atlantis è bello, ma tra tutti quelli che ho è un pochino banale che non mi dice niente di che. Comunque niente male. Coda Fratello Osso, del 2003. Il 2 purtroppo non ce l'ho. È bellissima anche la colonna sonora di Phil Collins, che è veramente fantastico. Spero di avere anche il secondo. Quindi anche Coda Fratello Osso è bellissimo, mi piace. Red e Toby, Nemici e Amici 2, del 2006. L'uno non ce l'ho, devo assolutamente recuperarlo in qualche modo. Devo ammettere che è niente male, almeno per me. A me piace molto, di questo film, mi piace molto la canzone, avete presente quella che va? Vorrei un osso cantata da questa cagnetta. Devo ammettere che Red Topi 2, anche se non è il primo, lo trovo veramente molto bello. E infine, Planes e Planes 2 Missione Antincendio. Non sono dei classici Disney, ma sono della Disney Toon Studios e quindi ho voluto vederli. Allora, Planes 2013, mentre Planes 2 Missione Antincendio 2014. Li ho visti entrambi al cinema e sono veramente bellissimi. Dovete sapere che io ho fatto moltissimi giri in aerei, quindi anche questi film di Planes, anche perché sono degli spin-off di Cars, quindi non ho potuto farmelo mancare alla mia collezione. Sono davvero ben fatti i film. Quindi questi sono stati i miei film Disney con i loro sequel o prequel. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo fra una settimana con la recensione dei DVD della Pixar. Ciao ciao!